Buonasera. Ciao Diana, sto finendo di prepararmi la pappa, va bene. Buonasera. Come va là? Come va là? Come state? Cosa combinate di bello? Cosa state facendo di nuovo? Di nuovo. Se non state facendo niente di nuovo, mi dispiace. Queste canzoncine molto estive, proprio. Che io non capisco. Posso avere un po' di metal? No, metal no. Troppo spaccatimpani. Non c'ho voglia di smetallo. Però avrei voglia di un po' di... Ciao, Marce. Avrei voglia di un po' di musica pepina. Ma allora, Tutubo non mi suggerisce più nulla di bello, di piccante, di ficcante, di cose. Non mi fa proprio più... Non mi suggerisce più nulla. Ma questa, sì, però è trita e ritrita sta canzone. Mannaia. Ma smannaia. Le conoscete le mannaie? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Che combini di bello? Oltre al maltempo? Perché so che gestisci il maltempo tu. Non lo so perché mi viene in mente. Forse perché so che sabato deve piovere. Mi... Ah, finalmente questa musica. Dai. Bene. Tutto bene. Ordinaria amministrazione, niente di bello. Vorrei iniziarmi ad organizzare. Per fare, ricominciare a fare i viaggi, detto proprio onestamente, ma non ho idea e non so come, quando e perché. Vorrei, ma non posso fidarmi di me stesso. Massime proprio altissime. Comunque, ma è uscito? Ah, è uscito pure Ghostwire. Questo lo devo provare. Prima o poi. Vi dico che sto giocando per cavoli miei a Hollow Knight. Devo dire che non mi sarei mai aspettato di arrivare così avanti nel gioco. E non l'ho mollato. Quindi la ritengo una vittoria. Quasi torno. Che senso quasi tornata? Diana, mangia con calma, fai con calma, cucina con calma, fai con calma.
Tanto non c'è nessuno che corre dietro a nessuno. Forse. Diana, ti corre qualcuno dietro? Nel senso che sono qui ma vado avanti e niente. Figurati. Ho delle cose che dovevo smaltire e ho dovuto cucinarle. Ci sta. Gesda, gesda, gesda. Erase myself. Questa sera continuiamo. Questa sera continuiamo ovviamente in Codia. Che mi sta prendendo nonostante tutto. Nonostante il punto e clicca. Nonostante il punto e clicca, mi sta prendendo, ma più che altro per la storia. Voglio vedere dove vuole andare ad apparare. Mi è arrivata una notifica nelle orecchie e non riuscivo a capire che cos'era. Eh sì, ma che me frega a me, scusatemi, perché dovrebbe interessarmi tutta questa cosa? No, a nulla. E che stavo dicendo? Ah, sì, continuiamo in Codia, che nonostante sia un punto e clicca, che di conseguenza non è tra nel... No, non è vero che non posso dire che non è nelle mie corde, ma... Mi sta intrigando, ripeto, soprattutto voglio sapere dove vado a parare la storia. Questo lo posso chiudere, questo lo posso chiudere, avviamolo pure. In the end, in stas mesas, nazas, nes. Stavo notando il prezzo di Ghostwire che costa 59 patacchelle. Meno male che sta nel pass. Abbiamo. Sbabbiamo. Ho giocato 2 ore,3. Non ce la farò mai a giocarlo tutto quanto in Codia. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Mai. Non ce la posso mai fare. Ensemble. Ma Andy Kurma è parente di Annapurna? Ma che bello, ma perché non c'era l'altra volta questa immagine con lei sulla mano del robottino? Che bellini! Mi piace. Signori, voglio... Allora, faccio un piccolo recap così, giusto per... Noi siamo una piccola bambina di 9 anni che viviamo in questo mondo post-apocalittico che ci chiamiamo Tina. Guardate quanto è pucciosa la signorina Tina. Accompagnato da Sam, che è il robottone a cui viene affidato qualsiasi bambino. Tipo una tata robotica, va bene? Che si prende cura di Tina. Non si sa come mai, ma questa Tina non ha i genitori e vive vagabondando. Ieri abbiamo avuto la. Abbiamo fatto una missione che dovevamo trovare dei cazzettini, del cibo, delle cose, ok, sopravvivere. E al nostro rientro da questa missione ordinaria abbiamo trovato tutto scombinato la nostra abitazione. Adesso dobbiamo capire perché
soprattutto perché. Allora, partiamo prima di tutto da questo. Allora, in più, io non vedo un cazzo, allora io non riuscivo a capire. Ma questo drone di sorveglianza. It's very, very tall. Ah, chi, il drone? Ah, parla col drone. Excuse me. Niente. Lo I'm not devo. allowed to talk with humans. But it's very important. Sorry, I can't. Ah, quindi non può parlare. Vediamo se può parlarci lui. Salve, sono il robot. Parliamo tra robot. Good evening, CASS 59. Buonasera. Good evening, SAM 53. Ciao. Ah, posso parlare. Cosa puoi vedere da lassù, considerando la tua televideocamera? Non è noioso volare avanti e indietro in questo modo? What can you see from up there? My high-res setting has a 158.6-degree view angle, and I can zoom up to 50 times. It means I can see you've been loitering around today, and that's forbidden. I should report you. Cambiamo discorso. Quanto è bello, eh? Considering your camera system, is there any chance you recorded what happened here in the last few hours? Most probably, yes. And is there any chance you can show me? Not really. My recordings are property of Neo Berlin Police. Vabbè, You're la not polizia. authorized to access them. Va It's bene. very important. The well-being of this little girl may depend on it. I'm not programmed to care, you know. I understand. Something else. Giustamente, mi viene da dire. Ma che ce frega, quindi. Isn't it boring flying back and forth that way? No, it's very cool actually. I can see lots of naughty things. Ma Like sporcaccione what? che Oh, non sei yesterday I altro. watched a hungover electro rat. It was puking all over a cyber addict's shoes. Very funny. Ah. I do not find that entertaining at all. Is this what you report to the police? That and things like a robot and a human living unauthorized on a rooftop. I think I better change the subject. Concordo, cambiamo Yes. Oh, nothing argomento. really. I'd better go. Va bene, va bene. Va bene, quindi dobbiamo trovare il modo per avere le videocamere, le video Skyzer. Allora, è un filo di rame. Un filo di rame. Un filo di rame. Noi abbiamo trovato e la bambolina sporca. Filo di rame. Chi è? Scusatemi, mi messaggiano. Ecco, scusatemi, sono tornato. Allora, che posso fare con questo filo di rame? Lo posso unire con le bacchette? No, lo posso unire con le pinze? No. Con le chiavi? La... Oh! It could work. Ah! Nice. Scusatemi. Ah, quindi ho unito un bastone lungo. The long stick, now with some copper on its tip. Grazie, Diana. Ok, e quindi che ci faccio con questo bastone? Lo do a lui. Doesn't work. Non va bene. Un bastone lungo con del rame davanti. Lo dobbiamo bagnare. No, rame. Ma non ha senso. Ma quindi dobbiamo stordire il drone? Not working.
Dobbiamo stordire il drone? Davvero? Davvero? Ah, poi forse lo devo portare ad estrarre i video? Va bene, stordiamo il drone. Ecco. Ok, ma che incivili. Salve. Ciao Laura. È drogato. Mi sento così bene e disponibile. A fatica ho messo a cuocere le mezzelune di cacio e pepe. Tu che hai mangiato? Io ho mangiato un po' di pasta, Laura. Niente di eclatante o esageratamente buono. Comunque buonasera, come stai? Posso avere un po' di quello che hai preso? Ma guarda, sta tutto schizzato. Sì, colorato e gioioso. Com'è caduto? Com'è caduto? Sam? Sam, hai perso il mio bastone? Con il quale potevo fare tante cose? Well, you are a watching drone. You have a camera. You record everything. Do I? I thought I was an entertainer. Un robot di intrattenimento. No, I'm afraid you work for the police. Sam. Oh, poverino, Sam. Show me what happened here. All right, let me search my memory card. Lots of boring stuff. Bene. Oh no. Anyway, you are free now. But we don't have a lot of time. All right. I guess I found something interesting. Sam, hai perso il mio bastone, esatto. Facci vedere tutto. Ma come ce lo fa vedere? Ah, così proprio. Va bene. Ah, così proprio. Better hope they're not looking for you. What for me? Gotta go. Ciao. Come choose? Va bene, quindi abbiamo drogato un drone di sorveglianza. Faccio vedere tutto? Stai calma, Laura. Tu fai vedere troppe cose poi. Sam, do you know what code they were talking about? I'm afraid I have no idea, Tina. Allora, quindi, i poliziotti hanno detto che stavano cercando un robot con un codice segreto. Hanno detto che li ha mandati Ramfi in persona. Perché il sindaco ti sta cercando? Ma non è detto che sta cercando lui. Se non sono venuti a cercarmi per vagabondaggio, ma erano qui per te, ho la sensazione che c'è qualcosa sotto di grosso. Puoi dirmi di più? Non lascio perdere finché non capisco di cosa stavo parlando. Ottimo. Allora, partiamo dall'1, arrivato su. Questo. The policeman said they were looking for a robot with this. Ciao, Wenda. Yes, there is a 98.8% probability. No, non ti senti, non ti devi sentire in colpa. Already, and I haven't found anything. I think Mr. Rumpf is pretty dumb, but he has his eyes everywhere. So I don't think they were talking about another Sam. Must be you. Ma I'm afraid not.
così? A bruciapelo. Forza Napoli. Forza Napoli. Sì, grazie Sasi per la sub. Grazie mille. Forza Napoli? Non lo so, sono indeciso. Potrei obiettare. Hai sbagliato, dovevi scrivere Dagli Roma. Ma come, Gwenda? Addirittura? Lunedì ho la visita dalla nutrizionista. Gwenda, ma che te frega? Ma mangia l'uovo. Mangia l'uovo, non ti preoccupare. Non succede niente. Quest'altra Dagli Lazio. Dagli de tacco, dagli de punta. Com'era? È finito di sclerare su Babsi? No, adesso si deve dedicare all'altro gioco, Diana. Tu ban. Ho il diritto di anzianità. Ma come? Mi frega perché pago 25 euro a visita per farmi dare buone notizie. Forzissimo Napoli che quest'anno ha vinto lo scudetto. Ma scusatemi, tutto il fatto di essere scaramantici, l'essere scaramantico napoletano, che fine ha fatto? Dov'è? Rivoglio lo scaramantico, voglio quelli che stanno zitti, quelli che non parlano. Dove stanno? Si sono estinti, sono morti, che è sceso, voglio capire. Dagli de tacco, dagli de punta, così balla la suora Assunta. Non me la ricordavo proprio così, Gwenda. Non me lo ricordavo così. Ma oramai dovrebbero perdere tante partite, su. Allora. Sì, Sasi era molto ironico. È proprio ironico al massimo. Infatti speriamo che non vince proprio niente. Così non ci distruggono mezza città. Io solo per quello lo dico. Io vorrei preservare un minimo la città. Vorrei preservare la... Lo dico per noi, comunità. Mica per stare tranquillo io in prima persona, no. Io me la ricordo così, giuro. Mai saputo in un altro modo. Io sapevo... Dagli de tacco, dagli de punta. Come buona la suora Assunta. Ma non la suora, la sora, proprio la sorella. Ok? Che poi non so chi sia questa sorella di Assunta, però... Comunque il sindaco di Napoli ti ha pensato? In che senso? Di sera i monumenti sono illuminati di azzurro. Vedi? Risparmiamo anche corrente elettrica. È un pensiero green. Quanto paracula la cosa. Per legare le persone alla squadra. Un cuore solo. Laura... Ma tu da che parte stai? Fammi capire. Se vince, tu non vivi qua. Quindi non ti distruggono il luogo. Lo so. E allora? Maledizione! Damn! Comunque non ho sentito una Mazda di quello che mi ha detto il gioco. Il policeman ha detto che stavano cercando un robot con un segreto codice. Sì, c'è una 98.8% probabilità che stavano parlando di me. Ah, ok. Ho scannato il mio sistema già e non ho trovato niente. Penso che Mr. Rumpf sia abbastanza dumb, ma ha i suoi occhi ovunque. Va bene. Non penso che stavano parlando di un altro Sam. Deve essere tu. Abbiamo deciso che sei tu. Non so cosa stavano parlando? Mi preoccupo di no. Ok, quindi abbiamo dato per scontato che è lui che stanno ricercando. Se fossi lì mi urterebbe, lo dico da sportiva praticante seguente di calcio per 15 anni.
Ma ci abiti tu? Grazie, Laura. Ti vogliamo tutti tanto bene. Forse. Io un poco di meno, dato che non ti voglio incontrare. Hanno detto che li ha mandati Rumpf. Mr. Rumpf won't send his private goons for minor crimes. That's what regular police are for. But I really cannot tell what could be hidden inside me that is so important. Maybe a hacker broke into your hard drive while we were sleeping. No, there's no trace of. Sono stronzo. Faccio lo stronzo. Sempre. Ti immagino con la sciarpa legata in testa e bandiera, fischietto in bocca. Tipo Lino Banfi. No, grazie. Lo so che non mi vuoi incontrare, stronzo, grazie. Se non sono venuti a cercarmi per vagabondaggio, ma erano qui per te. Tipo per il concerto di D'Alessio. Madonna mia, Laura. Ti banno. I've searched in my data. I found no trace of anything secret. Va bene. Non è un settore nascosto accessibile solo di chi a chi ti ha prodotto? Don't you have a hidden sector accessible only by your makers? I have a drive partition dedicated to manufacturer performed maintenance. Esatto, scava là dentro. I went in for maintenance. You were 4 years old. And anyway, it contains only standard protocols. Nothing can be hidden in it. Lo dici tu. Ciao Ludo, buonasera, come stai? Come stai tu? Un telefono occupato. I have a feeling something big's going on here. Can you tell me more? It must be something serious that Mr. Rum sent his private. Va bene, ma focalizziamoci su come. You were just one of the hundreds of thousands model Sams out there. Concordo. Ma no, poverino, cioè. Tina, sei una cafona. 9 anni. You've made me break the law so many times, but it's not that. Bene. Sdraiata? Sono giochi puzzle, cosa ti aspetti? Ma allora? Non bravissimo, ma si sa. Ma allora per due? Sì, sdraiata tra le sue, i suoi cavalli di battaglia. I won't let it go until I figure out what they were talking about. I'm not sure how I could help. Allora. If they didn't come, you must be hiding. I've searched in my. Allora, hai analizzato il tuo sistema? C'è qualcosa di danneggiato? Have you analyzed your system? Sagace, Tina. I have. My system is 100% functional. Va bene. If they didn't come, you must be hiding. I've searched in. La tua memoria è intatta? Is your memory intact? Can you remember everything since you were built? Of course. All of my memories, as well as yours, are stored safely. Ok. Sei sicuro al 100%? E non hai traccia di un codice nascosto? Puoi esaminarli dall'inizio scansionando tutto attentamente? Due palle, mamma mia. Deep scanning everything? It'll take a lot of time. How much? 2 seconds per year of your life. You silly machine. Go on then, do it. All right. Due secondi. What? I found a set of corrupted data. Something I should remember, but I don't. It's like blurred. There's bingo. Also a video recorded in the same time period. A video? But what about the secret code? I'm afraid I don't have access to the secret code. Ma allora? I'm programmed to show it to you when you turn 10. I can't wait 5 months. I want to watch that video now. I'm afraid I can't. Sam, you're programmed to protect Tina. If the police take you away from me, how can I survive all alone? You have a 34% chance to survive on your own. These are not good odds. Bene. See? We must find out more. Show me the video. Sa il fatto suo, Tina. How long will it take? 5 seconds? A couple of hours. Minchia.
Cioè un paio d'ore per rischedulare. Vabbè. Nel mentre piove, governo ladro. Oh, chi è? Birthday, Pumpkin. I love you so very, very much. And I wish I could be there with you. But if you're seeing this, it means I'm gone. And my work isn't finished. I have a mission for you. I know this isn't a burden a 10-year-old should have to shoulder, but I need... No, no, the world needs you to see this mission through. Ma chi minchia è questo? Il padre? I can't speak plainly and make it easier for you, but there are people who know what I'm doing, and they will destroy my work if they ever find it. So in case something happens to me, I've designed its controls to respond to your DNA and to your DNA only. Inside Sam's memory is a code. Use it, and you'll find everything you need to finish my work. How to release it into the world, and save them all. I love you, Pumpkin. Be brave, my little warrior. Tell your mom I love her, and that I'm so sorry I can't be there with you both. Bentornata, Gwen. I had a dad? Sam, I need this code. Now. I'm sorry, Tina. I do not have the means to access it. Assuming the message is accurate, however, if we wait until your 10th birthday, the grazie, code Gwen. Will be accessible to you. No! I won't wait 5 months! It is only logical. My parents are dead, Sam. But I had a father. I'm not just a donor baby, Sam. I need that code. L'avevo detto che si piangeva, l'avevo detto che si piangeva. State piangendo? Io no. Te lo faccio, Gwen. Te lo faccio. The message was recorded 8 years ago, Tina. It doesn't matter. We need to find out who he was first. This information should be available at the Neo Berlin Registry Office. Then let's go. Allora, noi siamo Tina, una ex bambina, perché è più intelligente di chiunque altro in questo momento, che ha 9 anni, abbandonata dalla mamma per motivi che non sappiamo. Il padre dicevano che non esisteva, ma in questo momento abbiamo scoperto che esiste un padre, e lui è Sam, il bambinaio di turno, nel senso che esistono tanti Sam dove sono assegnati in modo gratuito alle famiglie per fare da bambinaio ai bambini. Mentre stavamo facendo delle cose, recupera calzini, recupera cibo, recupera altro, perché lei vagabondeggia, ok, dato che non ha genitori. Sono venuti a rovistare nella nostra bellissima casa, e indagando abbiamo capito che in realtà stanno cercando lui, perché è stato nascosto un codice all'interno che può fare cose, non sappiamo ancora cosa. Me ne servirebbe uno di Sam, voglio un Sam di compagnia, più Sam per tutti, perfetto. Guardate che non fa determinate cose, ve lo dico. È solo di compagnia. Già se gli chiedi di infrangere la legge, non lo fa. È ligio al dovere. Quindi, in questo momento, ma io ci sto sopra, spostiamoci, come ho fatto ieri. Ok. Mi metto qua, va? Qua. Ma io voglio qualcuno con cui giocare a Just Dance. No, mi serve per evitare che mi faccio sempre male. Ottimo. Siamo anime candite. Niente. Quando e dove arrivo? Niente. Gwenda hai trovato in Ludo una compagna di giochi. Allora, quindi io adesso devo trovare visita all'anagrafe. Andiamo all'anagrafe. Ma perché l'anagrafe? Scusami. Io lo so. Ah, dobbiamo conoscere il nome di nostro padre?
Parte 2. Dai, andiamo. Comunque i disegni ammetto che sono veramente, ma veramente belli, posso dirlo? Allora, abbiamo un punto in più. Abbiamo un centro, abbiamo un incrocio e abbiamo il quartiere storico. Andiamo al centro. Io sono un tocco di legno, lol. Un legno riccio. Gemella rossa. Oh, oh, parliamo con le gemelle. Buonasera. Salve gemelle. Hey big head, what's up? Ma non si dice. Chi sei? I'm Aga and I'm Isa. Aga e Isa. Weiner-chan, yamete. Doesn't know someone that we know. So which are you? Conosco Otomo. Chi cazzo è Otomo? Conosco Otomo. No, you don't know him. Leave us alone. Ouch, ci ho provato. Cosa ci fate qui? Ask the little lass who's probably not even 10 yet. None of your business anyway. Nothing. I'd better go. Niente. You. Bene, parlano proprio in contemporanea. Senti, se facciamo parlare lui? Hello. Let us be, nanny robot. We don't talk with non-organics. Ah, bene, quindi non parlano con i non organici. Va bene, antipatiche che sono. Terminale, andiamo a vedere il terminale. Via della burocrazia, mamma mia. Lots of boring data about the city's happiness index. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, Ludo. Battono il 5. È anche forte, a quanto pare. Via della burocrazia, andiamo via via degli affari. Che cosa volete visitare prima? Via degli affari o via della burocrazia? Cosa vi ispira di più? Dobbiamo andare all'anagrafe, quindi affari? Andiamo agli affari. Rat House. Molto giapponese comunque. Noodles. Insegna di Cyber Gaia. Ah, qua vive il sindaco. Ah, bene. Noodle bar, caffetteria, negozio. Valvole e tubi. Valvole e tubi. Vediamo. E posso girare le valvole, i tubi? Forse lo devo far fare a lei? No, no. Vediamo, dato che lei è più intelligente. Va bene, questo lo scopriremo. Allora, ma questa è una DeLorean? No, è una Lamborghini, secondo me. Allora, negozio. Vediamo un po' i negozi. Vende roba inutile, bene. Tu? Va bene. I noodle vendono i noodle. C'è poco da fare. Va bene, e questo insegna di Cyber Gaia. Cos'è la Cyber Gaia? Cyber Gaia Corporation. Uffici, entriamo. Vediamo che c'è. Buonasera. Minchia, che robottone enorme, ma io c'ho un robottone più grande. Non è vero, è piccolo, però. Buonasera, salve. Excuse me. I hope you won't ask me to let you in.
Io vorrei capire chi siete, a dire il vero. Actually, I was wondering. The offices are closed at this time of night, and you are not allowed to stay in the hall for more than 15 minutes. Perfetto. Please leave. Grazie. Vabbè, ma che uffici sono? Vabbè, io me ne vado allora. No need an consultant. Non c'è bisogno. Vabbè, ce ne andiamo. Non è schermo informativo. Mi dici che cosa. Che fanno? Non funziona, vabbè. Banner digitale. Voglio sapere che cosa è sto cyber gagata. Gaia. The directory of floors and offices. Vabbè, andiamocene, basta. C'è niente di importante in Cyber Gaia. Allora, quindi qua non c'è niente. Vediamo piazzetta Zeit. Scorbutico il bot. Eh sì, abbastanza. Auto parcheggiata. Mi si è alzato il volume all'improvviso. Oh no. Weiner-chan, yamete. Just parked car. The owner is nowhere to be seen. Possiamo aprire la macchina. Ah, non c'ho più niente di tutto quello che avevo. Mi è rimasto il nastro di Curnea, il floppino, il dispositivo rendimi vintage, il biglietto, la chiave inglese e la foto di mamma. Bene, va bene. Vabbè. I'm already here. Andiamo a via della burocrazia. Ok. Questo chi è? Ah, questo è un tossico. Elenco del telefono. Me lo piglio. Perché mi piace. Ah, ma è un computer vero e proprio? Contains Neo Berlin phone numbers, but it's half broken. Ah, ok. Vecchio carrello. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Usa la chiave inglese per aprire la macchina. Oh no. Vabbè, tanto ci devo ritornare, Ludo. Figurati. Mo sto solo esplorando tutte le varie strade. Allora, il tossico non ci potrò fare niente, deduco, infatti. Cyberspace junkie. Fully immersed. I tried cyberspace once, and it's just like Neo Berlin. Dark and stinky. You're allowed to. Confermo. Andiamo all'archivio dell'anagrafe, che era il nostro scopo. Ehi, robo receptionist. Vabbè, facciamo parlare prima la bambina, dai. Database persone scomparse. Ah. Ci stiamo. Possiamo usarlo? Bello, la data di oggi è il 2 dicembre 2062. Ogni anno migliaia di persone scompaiono misteriosamente da Neo Berlino. Dal 2033 questo database raccoglie quelli segnalati alle autorità. Scegli il metodo di ricerca. Ricerca per data, ricerca per nome. E io non conosco il nome di papà. It would take me forever. It'd be better if I knew my dad's name. Sam, do you know my father's name? I'm sorry, Tina. I can't remember it. It might have been erased from my memory. Bene. Are you sure you can't do anything about it? I'm afraid not. But we should look around. Il nome di mamma? Maybe someone can help us. Okay, let's find a way to recover your memory. Allora, io c'ho la foto di mamma. A photo of mom, sadly. She died 3 years ago of cyberspace overdose. C'ho la foto della mamma. Possiamo fare qualcosa?
non funziona così. Allora, parliamo con la signorina qua. Signorina. Hi. Yes. Yes. E qui che archiviate informazioni sulle persone? No. We only store our glorious mayor Mr. Rump's poetry here. Are Sam's the only helpful robots in this city? So, are you here to peruse the city archives or just to crowd the lobby? I need information about someone. Good. We archive birth certificates, census data, public facilities info. Can I look up someone's personal records? The archive will be open tomorrow at 11:07 a.m. But I need to use it right now. The archive cannot be accessed outside regular work hours. Unless a properly certified police permission form is produced. Devo solo ottenere informazioni su mio padre, ma tanto che gliene frega allora. I just need to look up my dad's info. Your father's? I'd have guessed you to be an abandoned donor child. You kids look all the same to me, even if I run a 99.2% accurate facial recognition algorithm. Anyway, I bet your mother just told you some phony story about a father. She didn't. And I did have a dad. I just need to find out more about him. Sure. Okay. Return with police permission. Va bene, quindi mi devo... Devo avere un permesso della polizia. Non glielo dico, non ce l'ho. Ok, grazie. Va bene, quindi devo andare da un robot polizia. Robot polizia o security? Security va bene lo stesso perché c'è quell'altro. Potrei provare, va bene. Vedo se riesco a ottenere. Perfetto. Sam, ci vuoi provare con la signorina? Good evening. Yes. Le tue finiture sono splendide. Vernice antiruggine o lacca acrilica? Sì! Era quello che volevo da questo gioco. Robot che ci provano tra di loro. Your finish is beautiful. Rust inhibiting primer and an acrylic top coat. You know how to flatter a lady, but I'm engaged already. Non sono geloso. Non sono geloso. Doesn't it get lonely in here? Only on Wednesday at 3:17. Come solo il mercoledì alle 3:17? Triggers an otherwise disabled emotive module. Takes me well over 2.7 seconds to shut it down. Riguardo all'anagrafe. Regarding the registry. Mm-hmm. What did we need to access the archive again? A police permission form. Available from any police spot in Neo-Berlin. Okay, thanks. Good night, Beefcake. Fustacchione ci ha chiamati? Questa parte. Allora, vediamo il cestino se c'è qualcosa. Just a bunch of junk. Nulla? E non c'è niente che posso fare per il cestino? Senti, ma se faccio vedere la foto della mamma? Nulla. Se vado? You are not allowed in there. The archive. Ci ho provato. Ci ho provato. Ludo, ho provato pure il cestino. Niente proprio. Half empty, half pointless. Va bene. Database persone scomparse. Devo sapere il nome o la data. Non c'ho nulla di tutto ciò. 3 anni fa. Tre anni fa, aspetta.
3 anni fa. Oggi è il 2 dicembre 2062. Esatto. Per data. '60 ad oggi. Grazie alle politiche di Mr. Humphrey negli ultimi anni non è scomparso nessuno a Neo Berlino. G. W. Allen. No. Joshua Kaplan. No. Lake Kiblus. No. Luca Mazzotti. Italiano. Marcel Wenyers. Mark Clerkin. Michael Cullen. Ma ne sono tanti? Ma quanti cavolo ne sono scomparsi? Sono scomparse troppe persone. Ma sono troppi. Stampa un ticket. Così? Vabbè, devo sapere il nome. Devo sapere il nome. Sono troppi. Va bene. No, 62. 59. Ah. I guess the only way to search for it is by finding my dad's name first. Io a dire il vero volevo cercare la mamma. Vabbè, dobbiamo cercare il... Quindi non posso cercare la mamma, devo cercare il... Perché secondo me la mamma non è morta. Secondo me la mamma non è morta. Ottieni un modulo di accesso della polizia. Andiamo. Secondo me non è morta. Allora... Mamma, dove sarà? Piazza Zenit. Allora, proviamo quello che avevi detto prima, la chiave inglese, ma non penso. Niente. Devo provare a parlare di nuovo con loro, probabilmente. Niente. Ma se facciamo vedere la foto della mamma? No. Va bene, niente. Via burocrazia, via degli affari. Niente, di qua non posso scendere. Di qua non posso andare. Va bene, e cambiamo zona. Andiamo all'incrocio. Il poliziotto, robot del traffico. Bingo. Ma da chi a cosa stai facendo segno? Mi scusi. Lei che fa così. A cosa? Che non c'è niente. Tossico cibernetico che però è vivo ancora. Allora, parliamo prima con il robot. Good evening, officer. Notte frenetica, Ma non c'è nessuno. Sarcastic. They programmed me with a dark sense of humor to help kids grow up tough. Whatever. Now leave me alone. I have an important task to handle. Ma quale? Ma vai via. Abbiamo bisogno di un permesso della polizia per consultare l'anagrafe. We need police permission. Consult the registry archive of the city. I'm just a traffic bot. It shouldn't be my task to give out documents. Ah. But maybe you can anyway? Oh well, to be honest, I'd love being a bureaucrat bot rather than handling this horrible traffic. Then please, can you issue us a police permission? Esatto. To access the archive? All right, but to release it to you, I need this authorization signed by an adult human. Bisogno di questa autorizzazione firmata da un adulto. Can I sign the paper? No, only an adult human can do that. All right. We'll come back. Vabbè, cioè ne acchiappo uno qualsiasi, glielo faccio firmare. Be good and follow the law. Però gli serve il ticket della persona.
Le Batman sono adulte? Vabbè, ma non pure il negozio di elettronica. Cioè, se il problema veramente è questo, vedi, c'è pure Bill Gates qua, Dick Bates. Che mi fa sempre ridere. Parliamo con il signor Dick, dai. Excuse me. What can I do for you, Model Sam? Release year 2053. Sono io. Sai come recuperare dei dati cancellati da un modello Sam? Ah. Do you know how to recover deleted data from a model SAM? Hey, I'm selling stuff. I'm no hacker. Even if I do sometimes brute force streaming channels to watch Italian football. So you cannot help me access my unreferenced data? No. Bene. Neo Berlin service robots like you are protected by a level 3 firewall. Okay. Any attempt to break in will shut down your system. But what if it's just a little information? Like a tiny bit of string. Something I knew very well. That for some reason has been removed. In that case, I might have the right thing for you. Che differenza c'è? A recovery pill that Eku, a friend of mine, designed for his pet Polino. Polino was always forgetting his name. He gave me a few samples, but I don't own any robots. So, I could give you one for free. Here, take it. Grazie. Thank you. Very much appreciated. Infatti, ma che c'è? Una pillola? Just shove it down your throat and concentrate on the missing memory. Ma non ce l'ha la bocca. Nanobots scanning each sector of your drives, analyzing fragments of strings and rebuilding binary sequences by encrypting serialized ASCII codes and native mapping. Okay, okay. It's enough. Thank you. Anything else? ABU Kowski optical drive maybe. Un'ottica Bukowski. Oh no, ho fatto la battuta. Ho questa rubrica danneggiata che vorrei usare. L'è giusto che noi abbiamo la rubrica telefonica. Let me see. Oh, this is a SHT version I phone book. Once its date is gone. Perché? Consider yourself lucky. There's still some numbers here. E niente. Puoi firmarmi questa autorizzazione? Can you sign this authorization for us? Sorry, but no. I don't want to sign anything related to the police. Ah, quindi potremmo avere questo problema, cioè che si rifiutano un po' tutti quanti. Va bene, e dobbiamo trovare quindi qualcuno che vuole firmare. Però adesso abbiamo la pillola per recuperare la memoria. Come funziona la pillola? Let me focus on Tina's father. It feels weird, but I guess I remember a name now. It's Ren. Ren Herzog. Nice. And now that you say it, it does sound familiar. So my surname is Herzog. Herzog. But I like it. Andiamo subito a inserirlo nei server del coso, questo Herzog. Andiamo, sono proprio curioso. Herzog, USA. Allora, ricerca per nome. Ah, lo fa lui, perfetto, grazie. Ren Herzog, scomparsa segnalata, 2254 settembre, settimana 2. E lui, è un po' pazzoide, ma lui, stampa un ticket. Ok, abbiamo anche il ticket. Ma adesso dobbiamo solamente trovare qualcuno che ci firmi ste cose. Proviamo con le signorine Batman. Proviamo con le signorine Batman. Hi there. Hey, big head. What's up? Nothing. I'd better go. See? You. Secondo me non sono maggiorenni, Ludo. Secondo me non sono maggiorenni. Not the right thing to do. No, vedi. Devo trovare qualcun altro. Vabbè, ce lo cerchiamo, dai. Senti, ma questo invece è il tossico cibernetico?
nice helmet you have. What can I do for you? Cos'è successo al tuo visore? What happened to your headset? The screen died. I was tripping in this amazing rooftop club. Great music. Sexy. You're too young for the details. Anyway, I need a new screen as soon as possible. Okay, quindi... Can't stay away from cyberspace too long. I see. Quindi dobbiamo trovare un monitor. Mi firmi questo? Va bene, però se gli troviamo un monitor potrebbe firmarcelo. Ciao. Andiamo dal signore dei ramen. Vediamo se lui ce lo firma a gratis. C'è qualcuno. Tizio dai lunghi baffi. Buonasera. Excuse me. What do you want, little guy? Don't you see I'm busy? Puoi firmarmi il documento? I can't. My hands are too dirty to handle documents. Una scusa un po' brutta, però va bene. Ma lui c'ha solo una mano. Lui c'ha solo una mano. Oh no. Vediamo il signore dai lunghi baffi. Salve. What's up, kid? I hope you have a good reason to interrupt my delicious. Hai ragione, chiedo scusa. Com'è il cibo qui? How's the food here? Oh, I love it. Much better than the chow at the factory canteen. I have to talk with the union. We should strike again. This time for 2 weeks. Those damn corporations. They don't care about the work. Non se ne sono mai interessate. Yeah, I hate those big corps. Go ahead. You have all my support. Thank you, kid. We need it. Anything else? Sì. Chi sei? Sembri un criminale, vorrei evitare. Bei baffi, difficile crescerlo in quel modo? Nice mustache. Facciamo amicizia. Is it difficult to grow them like that? It's not, but it takes a lot of care. Are you planning to grow a pair, little boy? Sì. Okay, well, first you have to cut them all the time. As soon as they grow a few millimeters. Just the tip, though. Not too much. It'll make them stronger and ready for growing fabulous. Perfetto. And you must let them grow for at least 42 months. Then, well, after a few years, they'll look amazing. Grazie. But please, do not use any products on them. And don't forget to twist them when they're long enough. All right, thanks. I'll keep that in mind. You are welcome. Anything else? Sì. Me la firmi? Can you sign this authorization for me? What? Are you crazy? They'll arrest me right away. Ah, e niente. Sei un criminale. Who are you? You look like a criminal. Shh, be quiet. Neo Berlin police has ears in every corner. Ah, quindi veramente è un criminale. Yes, I'm Roscoe Spencer, the most terrible outlaw in Ma come? You look more funny than scary. Esatto. Since that swine of a mayor has raised the standard for public decency, I've removed all 42 of my tattoos and my 7 piercings. I hate Mr. Rumpf. His chubby, nasty face is all around the city. Yes, hoping to get re-elected. Puh, that pig will never get my vote. Neither mine. I guess you are too young to vote. Beh, I like your attitude. Anything else? Concordo. E niente, vabbè, ti lascio in pace. Ciao, grazie. Dasvedania. È russo, quindi. Va bene. E niente. Ah, ma qua hanno vicolo sicuro. Vicolo scuro, hanno tolto la macchina. Andiamo a vedere che cosa c'è. Un vicolo scuro. Cosa potrebbe mai accadere in un vicolo scuro? Rocket, distributore di rocket soda. Ah, vecchia tazza, me la ciulo. Perfetto. Cibo in cartone, me lo pappo io. Perfetto. Questo. Non ho crediti, però io c'ho il... Ah, non ce l'ho più il gettone dell'ascensore. Vabbè, niente.
c'ho più niente. E quindi posso fare più nulla? Tu puoi fare qualcosa? We don't have any credits. Niente, va bene. Ma che dà? Rocket soda, va bene, non ci serve. E nulla, non c'è nient'altro qua che posso usare? Non c'è nulla. Insegna col polpo. I'm sure in the future cyber octopuses will be a thing. Ah, bene. Mi fa piacere. Maranf è tipo Trump? L'hai fatta tu l'associazione, non io. Sì, comunque sì, è palesemente preso da Trump. È palesemente proprio preso da lei. Posso andare al vicolo? Sì, fermata del bus. Andiamo, esploriamo. Tossico cibernetico. Cestino, vediamo se c'è qualcosa. I hope not to end up in one of those. Perfetto, niente. Questo è out of order, va bene. Posso salire? Non posso salire. Come out of... Ah, ecco, va bene. Questi sono tutti drogati di cyber qualcosa. Oh no! Quest'uomo è a terra. A human connected to cyberspace, like someone once said about religion. It's the opium of the people. Ma aiutalo, non lo possiamo aiutare? Sta per terra, ma... Vabbè. Tavola calda, entriamo. Andiamo da Renzo. Oh, ci sono persone. Ci sono persone. Braccialetto DNA. Parliamo. Salve. Are you one of my followers? What can I do for you? È famosa? È famosa? Puoi firmare l'autografo? Ci facciamo fare l'autografo, però su un pezzo di carta. Aspetta. Aspetta. How's the food here? Oh, it's fine. I come here just for the free cyberspace connection. Have you tried anything here? Oggi ho mangiato le lasagne, non male. I had the lasagna earlier today. Not bad. Yeah, I had that too once, but Nicola's aunt can do better. Follower? Followers? Yeah. On Neogram? I have 900,000 of them. Can't wait to get to a million. What will happen then? Well, I can brag about it. Posso vantarmene. Io mi posso vantare anche io. Like Techno Pearl 43 or Madam Nappy? Nah, I'm not into cyberspace at all. You should at least follow me. My name is Gia. On Neogram, Gia_meow. So what do you influence anyway? What do you mean, what do I influence? You're an influencer, right? Oh yeah, I influence some people, trends, lifestyles. Just follow me and you'll understand, okay? I'll see about that. Sure thing, something else? Non possiamo fare il trick and tricks. Dai, me lo firmi. Can you sign this paper for me? Sorry. I'll turn 18 in a couple of months. Ma non ha nemmeno 18 anni questa, ma è piccolina, è minorenne, andiamocene, via. I'd better go. È minorenne. And don't forget to follow me on Neogram. Questo però me lo ciulo. Hey, that's mine. Ah, quindi la devo distrarre? Che paura. Madò, Laura, mi hai fatto cagare sotto. Ciao, Maisie. Hello. Hi there, little girl. How can I help
canta veramente bene. Perché sei dentro questo tubo? La tua voce è così bella. Your voice is so pretty. Thank you so much. I do wish I could sing songs I like, though. Perché non puoi cantare quello che vuoi? Why can't you sing what you want? Oh, you see, I have to sing what the customer pays for. That doesn't sound like much fun. Not at all, right? But I don't have a choice. Why not? It's in my contract, I'm afraid. Ma poverina. Right? But I was young, stupid, and ambitious. They promised me a big break, but I guess they just broke me instead. Are you sick? I'm stuck in the stages. Forever, as far as my contract's concerned. That sounds horrible. Forever? Ma come è bloccata per i contratti? My employer conveniently forgot an annulment clause in my contract. Ma non si può strappare? La clausola. The contract never had a bit about ending, and I signed it eagerly too. Can't you escape then? I wish. Only my employers can open the stages. Only places I can ever go now are the stages and my living quarters below. It sounds terrible. Ma porca miseria. Dobbiamo salvarla. Posso salvarla in qualche modo? Esatto, come Ludo. Non è maggiorenne. Si deve svegliare, l'ho fatto per quello. Ma chi, io o lei? Why are you inside this team? Ma già me l'ha spiegato. I'm a performer in the imp- to request a song. Please insert credits into my stage's pay slot. I'm sorry. I don't have any credits. E niente. Potresti firmarmi il documento, ma non lo può. No way. I'm never signing anything ever again. You shouldn't either. But esatto. It's important. Are you sure it's not a contract? Yes. I need to find out more about my dad. In that case, I absolutely would help you. But I'm locked in here. I need a way to leave the stage. Ok, dobbiamo trovare un modo per liberarla. Is there really no way to help you escape? Well, I once heard the twins talking about trapping a tutor bot in a stage. Lured her with a hologram of a rock collection, they said. Anyway, to trap her? They must have opened the stage first. The twins? Yes, redheads. You're Le conosciamo. They've offered before. And you refused? That was before I realized how bad my contract really was. I see. I'll go talk to them. Andiamo noi. So great. If it works, meet me at the long road. Strada lunga? Fatta. Le Batman sono loro. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a liberarla. Ho deciso. Ho una nuova missione stasera. Liberare la signorina nel tubo. Sì, liberiamo la signorina nei tubi. Mi piace. Le signorine nei tubi sono importanti. Dai. Hi there. Hey big head. What's up? Conoscete Maisie la cantante? Do you know Maisie, the singer? Yes. We've met her a couple of times. Great voice. Concordo. Escape from the stage? She told me you know how to mess around with pipe stages around town. Of course. We know every secret of this city. Perfetto. It's a piece of cake. Great. Can you help her then? What's in it for us? E te pareva. Vi porto dei piatti tedesco-giapponesi di Chef Ayo. Ma come? Vi aiuterò ogni volta che ne avrete bisogno. Minchia, cosa si va a infilare? Canterà il vostro compleanno. Ho capito, così si manomette quel coso di valvole e tubi che abbiamo visto prima. Ah, ci sta. Canterà il compleanno. Ah, vi porto dei piatti tedesco-giapponesi. Vabbè. I'll help you whenever you need me. You mean that you will help us for whatever task? We may need a slave? Yes. Okay, fair enough. Meet us at Business Street. Great. See you soon. In via degli affari. Andiamo. Vediamo. Eccole qua. Avevi ragione, Ludo. Avevi ragione.
Avevi per ragione. Can you get us some grease? Grasso. Not our problem, but if you want to free Maisie, we need some grease. All right, I'll go look for something. Grasso. Wrong choice. Del grasso, 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 negozio. Forse vende roba? Del grasso. Vediamo se al quartiere storico c'è ancora qualcosa. Vediamo se nel mentre la porta... No, non ci possiamo andare. Del grasso. Niente, non possiamo andare da nessuna parte, strada lunga. No, ma qua non mi sembra che non c'era niente. Del grasso. Dove posso trovare del grasso? Solo da lui. Negozio di ramen. No, qua non c'è niente. Vediamo. C'è una signora. Salve, signora anziana, come va? Hello there. Hello, cute little girl. How can I help you? Ma sei un... Hai cibo, crediti che ti avanzano, così glielo chiediamo. Che ci fai qui fuori? What are you doing out here? I'm the Fate Mancer. I can tell the future by scanning someone's brain. But business lately is very bad. Nobody cares about the future anymore. È una cartomante. Hours connected to cyberspace and forget life. That sucks. And you? Would you like to know your future? No, grazie. But I don't have any credits. Don't worry, I like you. I can tell your future for free. What would you like to know? La Fiorentina vincerà mai qualcosa? Ma perché? Ma perché questa cosa? Ma povera Fiorentina! Ma allora? No, ragazzi, vi prego, io devo cliccare questo. Devo cliccare questo. Clicco. By scanning your mind, I can only tell you things about you. Anyway, you don't need a fate mancer for this. Ma poveri. Fiorentina will never win anything. Ma povera! Oh, I'm sorry. Anything else? La porterò a termine. Will I complete it? Let me see. Wow! Amazing! Incredible! Hey, go on! I don't have a whole night. Okay, impatient girl. I see an incredible adventure. Something beyond the realms of human consciousness. A task that can forever change the world we live in. A journey through places where no one living has been before. And you, my little girl... Same. Could be the key to a human awakening, to a brand new world. Esagerata. Amazing. Here, take this flyer. There's also my number. Call me if you need anything. Va bene, grazie signora. Ma che... Do you have any food or credits that you can spare? Oh, I don't. Business is going terribly after the mayor raised the taxes. That chubby bastard. Oh, nessuno lo vuole bene al sindaco comunque. I feel your fortune will change soon. Just keep trying. Anything else? Non ho mai capito perché questa città è piena di scritte asiatiche. Effettivamente.
Well, we live in a multicultural city. German has been replaced by English. And thanks to the fallout from the cyber war with the Pacific Asian Alliance, Hanzi, Kanji, and Hangul signs are pretty common in Neo-Berlin. Okay. They're pretty cool. Ok, mi ha dato una motivazione credibile, però, Mi firmi questo documento? Sorry, I can't. My hands are shaking too much. It won't work. Bella scusa, mi è piaciuta. Nothing. I'd better go. Take care. Arrivederci. Distributore per robot. Possibile che mi serva di nuovo un robot così? Piazza Street, andiamo a vedere di nuovo qua. Aspetta, ho collegato una cosa con Neo Berlino e Ramp. Vai, spara. Dalle macchine probabilmente gli serve il grasso. Ottiene una autorizzazione firmata da un adulto. Visita l'anagrafe. Just a parked car. The owner is nowhere to be seen. Volantino della Fate Mancer. Trump voleva mettere un modo per dividere. Non mi ricordo cosa, ma questo, per questo si chiama Neo Berlino. Era con i confini con il Messico, che poi l'hanno fatto il muro, Ci sta. E i confini con il Messico sotto. Purtroppo è stato fatto. E non è l'unico muro che ci sta, Ludo. Non è l'unico, purtroppo. Via della burocrazia, via degli affari. Abbiamo detto via degli affari. Ci sta questo. Allora, torniamo dal cibo. Purtroppo è stato fatto. Ho capito ora la battuta del Neo Berlino. Sì, però ha parlato anche di una guerra, una cyberguerra tra le truppe pacifiche, atlantiche e asiatiche. Ok. Il patto atlantico sarebbe la NATO. Quindi e le truppe asiatiche. Ovviamente è quello che è. Dove sta? Di qua. Allora, parliamo con lui. Vediamo se mi dà del grasso. What do you want, little guy? Don't you see I'm busy? Voglio del grasso. Dove cacchio lo prendo? Dalla macchina, probabile. Dalla macchina? C'è nulla che posso prendere. Con la tazza. Ma con la tazza sulla macchina, dici? Proviamo. Raccogli il grasso dalla macchina in caso. Ma in qualche modo poi devo... Nope. Non lo so. Vediamo se ci sta il signore che vende cose. Vediamo se... Non c'è. C'è manco il signore che vende le cose. Ciao Miu. È finito il gioco? Perso ancora. L'hai platinato poi? Cioè per cavoli tuoi, penso. Perché poi... ti manca il gatto.
Non ci hai provato a farlo off stream? Io non so dove recuperare il grasso. Ci sto provando adesso in realtà. Ah, ok. Volevo vedere se sapevi fare cose. Io non so fare niente. Forse sarà la soda rocket. E come faccio a saperlo? Quindi mi servono dei crediti, mi stai dicendo. E come recupero crediti? It contains Neo Berlin phone numbers, but it's half broken. Daily ratio of meat in a carton. Better than sushi. Carne in cartone. Aspetta, meglio del sushi. Aspetta, torniamo dal venditore. Probabile che ci dà qualche credito. Ci darà qualcosa? Not the right thing to do. E dai, cosa lo diamo a lui? Ma mi vedete? Mi sentite? Mi vedete e mi sentite? Ti vediamo e ti sentiamo. Perché mi è caduta la connessione completamente. Me ne sono reso conto solo guardando di qua. E... però io, per esempio, non vedo niente qua. Cioè, la live non me la carica proprio. E Twitch che sta avendo problemi? No, no, ma io ci credo, figurati, anche perché stiamo parlando, quindi non è... Non potrei... come potresti mai... Però, per esempio, sulla pagina che c'ho aperta non si vede una mazza. Non carica il video. Però, per esempio, mi sento. Vedo che mi sento. Come vedete se vedo altri canali Twitch, che ti devo dire. Oppure OBS che ho incominciato a odiare anche te. No. Io penso che Twitch che stia facendo qualcosa. No, le altre live le vedo. Le altre live le vedo. È la mia che non vedo. Vabbè, che vi devo dire?
prima o poi si sveglierà e mi farà vedere cose. Non so che dire. Ma gli altri? Mi sentite? Mi vedete? Questo potrebbe essere pure Tim. Ripeto, potrebbe essere pure Tim che sta avendo come al solito i problemi. Ah, è la modalità... ok, va bene. È la modalità stream. È la modalità... come cacchio si chiama? Moderatore. Che non mi fa vedere il video. Vabbè, chi se ne frega. Va bene così. Gli altri secondo me non mi vedono. Mio. Sono abbastanza sicuro. Se vuoi provo quella normale. No, per l'amor del cielo. Se mai poi tu non mi vedi nemmeno tu. È la fine. Excuse me. What can I do for you, Model Sam? Release year 2053, Cat C patent 18. No, il grasso lui non ce l'ha. No, Daisy, non ti preoccupare. Tranquilla. Non c'è problema. Vedi, Ludo per esempio ha scritto RIP. Vabbè, vediamo. Vediamo. Eccoti. Va bene, grazie al papà di mio che saluto. Questi feedback così sono essenziali per... Ludo, ma ti era crashata proprio la live? Non riuscivi più a vedermi? Così per curiosità. Perché a me per esempio mi è andato tutto completamente giù. Comunque il grasso da Bill Gates non... niente. Non saprei dove trovarlo, mo sto grasso. I'm getting a headache. Better if I go. All right. See you around. Mi diceva che il tuo streaming era finito e non ti vedevo. RIP. Mi è andato giù solamente per un paio di secondi. Sì, infatti si è ricollegato da solo OBS, non ho dovuto nemmeno fermare e far ripartire la live. Non so dove trovare il grasso. Mi sta sfuggendo qualcosa. In una cucina, l'unica cucina è il negozio di ramen. L'unico è lui. Don't you see I'm busy?
e non glielo chiede. Quello del sindaco. Sotto la casa del sindaco. Andiamo. Non hai una friggitrice? Non lo so. Andiamo a vedere. Sotto la casa del... Scusami, ho sbagliato. burocrazia, affari, affari. Questo è quello dei noodles. Poi c'è una caffetteria, però non mi fa interagire. Just a noodle bar. No need to go there now. Richiediamoglielo, vediamo se mi dicono almeno dove poter prenderlo sto coso. Dove cacchio lo prendo? Io secondo me il grasso, perché non hanno bisogno proprio del grasso. Secondo me dalla dalle macchine, ti ripeto. È l'unica cosa che mi viene in mente, ma... Stream Elements, buongiorno. Ma quindi arriva pure la notifica su Telegram? Che palle. Andrebbe bene anche olio burro. È molto specifico il gioco, effettivamente. Se parla di... Vediamo che mi dice Sam. Aspetta. Perché glielo posso chiedere. Sapevi che avevo un papà, ma... Un po' di lore. He must have erased all traces of himself from my memory in order to protect you. To protect me? More like to protect his precious work. Un po' cattivella con il papà. Yes, Tina. I'm stuck. I don't know what to do anymore. Sì. Fatti tuoi. Non mi interessa. Sì, voglio l'aiuto. Yes, Sam, I know. Okay. What would you like to know? Allora, no, sai dove posso trovare il grasso? You know where I can find grease? I think we should visit a place where oil is off. And collected with something we may find on the ground. Okay, thanks. Di aiuto proprio essenziali, vedete? Questi sì che sono aiuti. Sam, è grazie al secchio. Mo vado dal panettiere a chiedere il grasso. Ma ti pare? Mannaggia la miseriaccia. Perché l'auto parcheggiata? Pensa a un luogo in cui viene usato spesso. Un meccanico. Un meccanico. Tipo qualche meccanico o aggiustare cose. Aggiustare cose. Ma non abbiamo visto meccanici fino adesso. Non abbiamo non siamo incappati in Vediamo questo, la macchinetta probabilmente. I robot spazzini. Però questo non è. Questo era olio, non era grasso. Vediamo un momento se il robot del traffico ci può aiutare. Good evening, officer. Good evening, Model SAM 53. How can I help you?
Nope. Better if I go. Be good and follow the law. Fermata del bus. Vediamo di qua. Nel cestino. I hope not to end up in one. No. La signorina che è tossica. Another cyberspace addict. Mr. No. Ruth is exploiting virtual reality to control the population. La porta, itinerari, auto, la console. It's out of order at the moment. Nulla. Questo? A human connected to cyberspace, like someone once said about religion. No, meno lui. Vecchia porta. Un posto dove si usa spesso. Un posto dove si usa spesso. Mi ha tolto tutti i luoghi, e quello è il problema. A levitational stage, a series of events create a floating environment. Non saprei cosa altro cercare. Strada lunga, ma la strada lunga già ci siamo venuti. E rifugio? Ma mi sembra strano il rifugio. Al rifugio qua? No, non c'è nulla qua. No, qua non c'è nulla. Non so dove andare. Il vicolo scuro. L'unica strada nuova è questa. Rocket Soda. E non c'è nient'altro. Ma non è che già ce l'abbiamo e non riesco a vederlo. Cibo di cartone. No. Che altro c'è? La foto di mamma, chiave inglese, biglietto del bus. Floppino. Someone still trusts this kind of discs. Qualche ascensore. L'ascensore ci sta, Ludo. L'ascensore ci sta. E ti dico anche dove. Ti dico anche qua. Ti dico anche dove. Eccolo qua. Questo è un ascensore che però in questo momento è chiuso per manutenzione. E non mi fa fare nulla. Me lo fa solo guardare, capito? Un altro ascensore. Un altro ascensore. Oh, aspetta, un luogo dove effettivamente non ci siamo stati. È qua.
Prova a non mettere il cartello di controllo della chiave inglese. Capaletta. Vediamo. Un luogo dove eventualmente non siamo stati è quella cyber quenda cosa. No. Andiamo qua, aspettate. Forse ho capito dove dobbiamo andare. Perché effettivamente no, non era qua. Era di qua, esatto, via degli affari. Cyber Gaia Corp. Console della lobby. Excuse me. I hope you won't ask me to let you in. E invece sì, voglio entrare. Sei sicuro che non ci sia alcuna... The offices are closed at this time of night and you are not allowed to stay in the hall for more than 15 minutes. Please leave. Va bene. Excuse me. I hope you won't ask me to let you in. In realtà mi chiedevo... No, certo, volevo avviare una conversazione. No, I just wanted to initiate a conversation. Oh, all right. What do you want to talk about? Visto che sei così grosso, è difficile muoversi tra gli stretti vicoli di Berlino. Being so big, is it hard to move around Neo Berlin's narrow alleys? Neo Berlin's alleys? Sometimes I go in for maintenance, but they transport me to the factory using a flying truck. Other than that, I basically spend all my time in this hall. And you never get bored? I guess they haven't programmed me to be bored. Then what have they programmed you for? Not to let anyone in after closing time. Va bene. How about brave robots that tweak their code and change the function evil humans program them for? You mean to the end result of allowing a clumsy couple of characters to enter corporate offices outside business hours? Exactly. Let me think about it. No, sorry, can't do that. Peccato, ci ho provato. Excuse me. Ci ho provato. I hope you won't ask me to let you in. Niente. Io secondo me qua devo fare qualcosa, però non so cosa. Please leave. Non so cosa. Non è che mi perdo qualcosa? Console della lobby. No need. Ha detto in fabbrica, esatto, una fabbrica di robot dove sicuramente c'è... Stop! The offices are closed. Please leave. Sicuramente. Qualche fabbrica che usa grasso. Che usa grasso, esatto. Il problema è che non saprei dov'è questa fabbrica. Perché noi da qua accediamo, ma non c'è poi nient'altro. Cassonetto? Forse è l'unico posto dove non abbiamo visto. Ma metti le mani nel robot e prendi il suo grasso. Non so. Fosse tutto così facile, Miu.
fosse tutto così facile. Comunque tutti sti cassonetti che sono completamente inutili. C'è del grasso qua? Io non vedo nessun grasso qua. Sì, ma figurati Ludo, stavo scherzando. Ma probabilmente non lo posso ancora fare questa cosa. Il problema è che cosa posso fare adesso? Posso fare niente. Cioè non posso fare veramente nulla in questo momento. Ma lo posso usare? User interface malfunction. Navigation not loaded. Random array generated. Please wait 5 seconds for a new page. Mi genera i nomi ogni... Ah, mi genera i nomi ogni 5 secondi. E a cosa dovrebbe servirmi questa cosa? Prima o poi mi servirà un numero di telefono. Che noi prima o poi vedremo. Ordine alfabetico, sì sì, però non mi fa fare nulla. Va bene. Io continuo ad essere sempre più convinto. The Fate Mancer tells you your future with a 42% chance to get it right. Perché mi ha dato il volantino di sta cosa? Che mi potrebbe servire un volantino? Carne sintetica. Kurnia's tape, similar to duct tape but stronger. Va bene. Io non ho più idee, purtroppo. Non ho più idee. Demoralizzante come cosa. Qualche macchinario? In me stesso. No, ma comunque in generale, allora, Sam ci ha detto, quando gli ho chiesto l'aiuto, un luogo dove si usa spesso. E dato che ha parlato di... come si chiama? Di... officina di fabbrica, io penso che dobbiamo andare là, ma io sta fabbrica non l'ho vista. Mo due sono le cose: o sono stesso loro la fabbrica, perché Cyber Gaia, cioè che fa sta Cyber Gaia? Cyber Gaia Corporation. Che fa sta cosa? Io penso che sia questa. Ma se facciamo parlare la bambina? Aspetta, fammi parlare la bambina. Excuse me. No way I'll let you in. But
The offices are closed at this time of night, and you are not allowed to stay in the hall for more than 15 minutes. Please leave. Che è sto rumore? It's offline. Stop. The offices are closed. Please leave. Va bene, niente, come non detto, dai. Pazienza. No. Not the right thing to do. Ciao Ludo, buonanotte. Grazie per essere stata qua con noi. Buonanotte. Anche perché tra un po' stacco pure io, ammetto. Voglio solo provare a vedere se riesco a... Ma non... Non saprei proprio dove andare. Vicolo Chiaro. Vicolo Chiaro era questo qua. Vicolo Chiaro. Questi erano per i visori, se non erro. Headset è il visore. A dispenser for robot stuff. Esatto. It's only for robots. Stai ancora cercando il grasso? Sì. Perché se stai facendo quello devi dirmi se hai una tazza nell'inventario. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho la tazza. Sicuramente ci devo mettere il grasso dentro, ma non so da dove prenderlo. Vai nel coso del ramen. Guarda, mi incazzo se devo cliccare cose a caso, guarda. Perché lo odio. Allora, sta qua dentro, mi stai dicendo che io posso recuperare il coso del ramen da qua? La lanterna dall'olio? No. La lampada? No, vabbè, non l'avrei mai visto. Non l'avrei mai cercato. Mai cercato, grazie mio. Non ci sarei mai arrivato. Ma proprio zero, a caso. Andiamo subito dalle signorine, ma prima che... grazie, ma non ti ripeto, non ci sarei mai arrivato a sta cosa. Te... Will this greasy substance work? Give it here. Yes, it should work. Give us a minute, then go check if Maisie got out. Thank you. Goodbye. And remember, you owe us. Catch you when we need a slave. Va bene. Sta cosa non è che mi piace tanto, che ci siamo indebitati a vita. Dov'è? Qua. Andiamo a vedere. Però aveva detto di... che ci vedevamo... Non sta cantando più, infatti. Ok, lei non c'è più. Maisie is free. Ok, perfetto.
Andiamo a vedere dov'è uscita. Aveva detto via della burocrazia o via della quell'altra. Non mi ricordo. Andiamo a vedere di nuovo. Secondo me dovrebbe uscire via degli affari. Infatti le ragazzine sono sparite. Just an intricate system of pipes. I wonder what they are connected to. E dove ci dovevamo incontrare? L'abbiamo liberata, ma non so dove. Maledizione. È della burocrazia? Non c'è qua. Oh no. Non so dove dovevamo vederci. Non ce la posso fare. Dove cazzo è andata a finire questa? Forse alla fermata del basso, noi ci facciamo tutte le strade. Pensaci. E non mi ricordo, mio. Me l'ha detto, ma non me lo ricordo. Eccola qua. Eccola qua. Sei libera. Hi, little girl. Thank you so much for helping me escape. I'm glad you're free. And the proud owner of a fly bus ticket out of town. So, you need me to sign an authorization form for you? Sì. Yes, please. Here it is. Hai visto quanto è carina? Esatto. Thanks a lot. Bye. Abbiamo pure la cosa firmata. Dai! Yeah. Avete un po' quel cacchio di grasso, mi ha fatto perdere un tumulo di tempo. Maledizione, guarda. Quanto mi ha fatto perdere tempo. Dal poliziotto. Ah, il poliziotto stava qua. Salve. Good evening, officer. Good evening, model SAM53. How can I help you? Riguardo il permesso. Yes. We've got this missing person ticket and this signed authorization. Let me see. Well, all right. Here, take this permission to access the archive. Yes. Okay. Thanks a lot. Grazie. Sempre, grazie mille. Grezzi mille. Andiamo all'archivio, sì. Signor archivio, dov'è? Permesso della polizia. Dai. Here is the police permission form. Ah, a lovely, properly filled out form. Please help yourself to what you need. Thank you. Good night, beefcake. Fustacchione. Dai, andiamo nel corridoio. Finalmente. Andiamo, piccola. Come si chiama? Oh, l'archivio. Computer fantasmagorici. Dai. Computer dell'archivio. Usa. Inserisci il nome da cercare. Oddio. Ren Hazard. Eccolo qua. Nato a Monaco di Baviera, il 30 aprile 2025, si trasferisce a Neo Berlino dopo la sua fondazione, dove all'università si specializza in tecnologia del cyberspazio. Dopo aver svolto lavoretti minori, è stato ingaggiato da CyberGaia. Ah, ecco! Fidanzato con Anna Asimov, dal 2050 i due hanno avuto una figlia, Tina Asimov
Hans Herzogorv, nata nel 2053. Anna Asimov è stata dichiarata morta nel 59, causa overdose di cyberspazio. Nessun dato su Tina dal 59. Durante la sua permanenza a Neo Berlino, Ren Herzog è stato rintracciato più frequentemente presso Neo Berlino al quartier residenziale, Neo Berlino via degli affari. Stampa file. Ok. It's all true then. I had a father. Vabbè, ma dovevamo fare tutto sto casino? If we want to discover more about him, we should visit his old office in the flat where we all used to live. I don't remember much about the old flat. Me neither. I guess the loss of your mother was a trauma for both of us. I don't want to think about it. Let's see what we can find out about Dad. Ma la casa dov'è? Cioè, la casa non ho idea. Quindi, mo che cosa dobbiamo fare? Visita il vecchio appartamento. Visita il vecchio ufficio del padre di Tina. Il vecchio appartamento dove sta? Cioè, come fidanzato con Sai? Cosa? Laura? Non ho capito. Ah, zona residenziale. Si è aggiunta una nuova cosa. Bingo. Chi è questo androide? Parliamo con l'androide. Hello there. Excuse me. I can't understand a single word. Ma ci faccio parlare lui. Hello, humanoid droid. Hello, model Sam. What can I do? Noni! Sai, i miei ricordi cancellati stanno tornando un po' alla volta. Sei in difficoltà, va tutto bene? You seem in distress. Is everything all right? Not really. I can't move. I've been here for days. Is your RAM faulty? My RAM? No, my RAM is good. It's my DNA. DNA? Ah. I thought only humans had DNA. I'm a unique droid, specially built to take care of a human being. And I contain a code that reacts to her DNA. Ah, dobbiamo prenderci il DNA dalla signorina dei follower qua. Vedi, dov'è la tua umana? Where is your human? È morta. My human Gia left me a few months ago. Gia? She grew older and was too busy streaming all the time. Then, ma è proprio lei. That's super sad. Ma che pezzi di merda. No, andiamo subito. Functionality. I lost some of my limbs, so I had to replace them with scraps. And since Tuesday, I can't move anymore. I'm stuck here, and no one cares. No, mi interessa a me. Non ti preoccupare, ti posso aiutare. Come posso aiutarti? No, io lo so come ti posso aiutare. Gia always wears a double helix bracelet. It contains her DNA sequence, and also her location. If you can bring it to me, I'll be able to restore my data and walk again. Va bene. We will ask Gia to give you her bracelet. She won't just give her bracelet to strangers. But please, don't mention me. Once I can walk again, I'll find her and talk to her myself. She grew up, but I kept treating her like a child. The first thing that she should hear about me is an apology. Ma povera ciccia, ma cioè quella ti abbandona e tu chiedi scusa? Thank you very much. See you later. Nuova missione: recuperare il braccialetto della signorina. Ma prima andiamo a vederci l'appartamento del papà. Non mi ricordo qual era l'appartamento. Non mi ricordo qual era l'appartamento. His address was residential area block C, the office where he worked, Cyber Gaia Corp, Business Street. Ma non sappiamo l'appartamento, mi stai dicendo? I can't.
I need the code or someone to open it from inside. Ma io come faccio a sapere qual è il codice? Scusatemi. Cioè, qual è la casa? Bene. Insomma, manco qual è la porta. Piano 2. Come piano 2? Ma ci sono pure due piani. Meglio che ne so dove è questo. 2613 AS. Come si chiamava il padre? Lots of info about my dad is in here. The most interesting notes are the address where he lived, residential area block C, and the office where he used to work, Cyber Gaia Corp on Business Street. 2613. Non sono numeri che si mettono a caso comunque. Piano 3 pure. Ma non lo sai tu che non stai mai attento. No, perché l'hanno detto, Miu? No, ti prego. Cioè, non dai. Oh, hai sentito qualcosa che dovrei sapere? Piano 4. Quanti cazzo di piani ci sono? Ah, ultimo piano, ok. Ti prego, dimmi che c'è una porta semiaperta. Dai, su, puoi farcela. No, e dai! Ma veramente me l'ha detta il piano, la stanza? Ma veramente mi è stata detta come cosa? E ma quando mi è stata detta? Lots of info about my dad is in here. The most interesting notes are the address where he lived. Residential area block C and the office where he used to work, Cyber Gaia Corp on Business Street. Come faccio? Sei al blocco C, ma il blocco C è l'appartamento, ok. Il blocco C è tutto il palazzone. Mo devo vedere a che piano sta. Blocco C, quarto piano. Provo in tutte le tastierine numeriche a questo punto. Ma non lo so se il codice è corretto. Ma soprattutto, quale codice sta inserendo questa? Seems like nobody's home. No, dai, veramente mi devo fare tutti i citofoni così? Seems like nobody's home. Niente. Questo non ce l'ha. Questi non ce l'hanno nemmeno il tastierino. Quindi qua niente. Riprovo a citofonare. Ah no, ma questo non c'era, no, scusami. Seems like nobody's home.
Vediamo se a lui dice qualcosa di diverso. I don't want to disturb people. Ma che noioso che sei, mamma mia. Che noiosità, dai. E niente, ma porca miseria, dai, si cazza. Who's ringing? Have you ever heard about Pendology? Not interested. Goodbye. Niente. Piano 4, andiamo sopra. Ma veramente devo fare questo? Seems like nobody's home. Qua non c'è nessuno. Qua non c'è il tastierino. Qua c'è qualcosa per terra. Who's there? La vecchia nonna sei tu. Grandma? Is that you? I don't have any grandchildren. Leave me alone. Vecchio mangiacassette. Per fare una canzone, una voce, probabilmente una voce, aspetta. I guess I need to plug it into speakers to hear something. Collegarlo a degli altoparlanti. Ok, va bene, ci sta. Ci sta. Ci sta nessuno. Ah, no. Va bene. Andiamo al secondo piano. No, vieni. 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 Piano 3. Piano 2. C'è nessuno. Seems like nobody's home. Andiamo qua. Seems like nobody's home. C'è nessuno. Ma le porte senza tastierino numerico, come si aprono? Ok, al secondo piano non c'è proprio nessuno. Scendiamo giù al primo piano. Altrimenti... Primo piano. Poi salviamo. RIP. Seems like nobody's home. Nessuno. Va bene. E qua? Who's bothering me? Sono qui per mostrare alcune opuscole sul nostro leader, Mr. Trump. Hai mai provato Bubbleware? Sto raccogliendo fondi per salvare i gatti in andaggio. Ma perché una scusa interessante, invece? Avrà comunque il mio voto. Figurati quanto stiamo rovinati qua. Nessuno. Seems like nobody's home.
Ultima casa, signore e signori. E non c'è il tastierino. A big door made of steel. It's too heavy. Aspetta, aspetta, il codice di accesso, vieni qua. Noi ci abbiamo ancora... No, non ce l'abbiamo più il coso, vabbè. Pensavo che tenevamo ancora il codice. Va bene, allora andiamo giù in mezzo alla strada, salviamo. E terminiamo qua, dai. Salvato, salva qua, perfetto. E prossima missione sarà il braccialetto e scoprire come accedere alla casa del padre di Tina. Tina, Tina. Tina, Tina, Tina. Va bene. Usciamo. Comunque adesso mi sta intrigando ancora di più. Mi sta intrigando ancora di più. Ottimo. Bene, quanto manca? Secondo me siamo, non siamo nemmeno a metà, Laura. Sto proprio all'inizio, perché è il secondo capitolo. Non so quanti capitoli sono, vediamo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere quanti capitoli sono. Mettiamo... How... Chapter is Encodia. 5 capitoli, stiamo al secondo. Manca ancora un bel po'. Il problema è io, ragazzi, io ho visto vari gameplay, ok? 4 ore. Cioè il gioco dura semplicemente fatto dove, che sai dove devi andare o altro. Sono 4 ore di gioco. Il problema è che devi sapere dove andare. Cioè, se mi perdo mezza live per il maledetto grasso, è normale che sfori e vai alla lunga. Tutto qua. Tutto qua. Ah, sono 5 capitoli preceduti da un prologo. Quindi sono 6 in totale. Va bene. Ma allora? Cosa hai da dire, Laura? Cosa hai da dire? Biscotto? Allora... Allora, sì, tutti con le smorfie, sì, bravi. Allora, signori, io vi saluto, ci vediamo... Io stavo venendo da te, maledetto! È uno stronzo! Io stavo venendo da te, morsa! Sei un maledetto! E niente. E nulla. 12 vuol dire che è un anno che mi sopporti. Sì. Chi sopporta chi, morsa? Ho vinto io. Voi dovete sapere, ragazzi, che c'è una guerra, ok, in corso tra me e morsa. A chi rai da prima?
È una guerra, è una guerra. E questa volta hai vinto tu. Bravo, bravo, bravo. Ce l'abbiamo gli applausi? Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. Ma si sente? Non si sente? Non si è sentito? Si è sentito? Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. 92 minuti di applausi. Adesso faremo per 92 minuti questo. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. E le sorelle sono nemici per natura, come gli inglesi e gli scozzesi, o i gallesi e gli scozzesi, o i giapponesi e gli scozzesi, o gli scozzesi e altri Si è bloccato? Scozzesi! Dannati scozzesi! Hanno distrutto la Scozia! Voi scozzesi... Si è frizzato! Mi ha mandato in crash tutto! Sì, sì, siete litigiosi! Si è fatto un nemico per tutta la vita! Quanto bloccato, quanto frizzato questi scozzesi! Comunque, com'è andato, Morsa? Grazie mille per il ride, grazie mille per la sub. Grazie mille. Cribat, pure a te, come stai? Buonasera. Cosa avete fatto, Morsa? No, stavi portando... Come si chiama? Aiutami. Destiny 2. Signor Wenor, con Diana non ci gioco più. Non mi ricordavo più il gioco. Morsa, ma Destiny non è gratuito? Potrei installarlo qualche volta. Se mi spieghi come si gioca, qualche volta lo potrei portare insieme a te. Cioè, o meglio, vengo da te e ti faccio un culo così su Destiny. No, scherzo, perché non so... Non ci so giocare. Ciao Miu, buonanotte. Grazie ancora. È gratuito, ma non per chi lo ha acquistato. Io non l'ho mai comprato. Se sai giocare ad Halo, te la cavi anche a Destiny. Sono bravissimo anche a Destiny, allora. Comunque, scherzi a parte, potrei farci un pensierino, sempre se gli va a Morsa. Comunque... A me tutto bene, grazie Cri, tutto bene, grazie mille. Noi stavamo staccando. Non sa giocare ad Halo, ma parla per te Laura, il best game EU, best gamer EU. Faccio un cuore così ad Halo. E poi che ne sai? Cosa ne sai, Laura? Comunque, ragazzi, allora... Io vi ringrazio Morsa per il ride, ma arrivato a questo punto facciamo anche noi a nostra volta un piccolo ride, eh? Andiamo da un'altra persona, arrivato a questo punto perché Morsadella mi ha voluto ridare. E quindi andiamo a rompere le scatole a qualcun altro. Andiamo dal lupacchiotto di Lucio. Io vi auguro una buona notte. Comunque... Messaggio da parte di Matt. Dica. Ma se è un troll, vengo fino a casa vostra e a lui farebbe molto piacere. Perfetto, va benissimo. Grazie, Gri.
Grazie mille. Poi ci sentiamo con calma comunque, poi ci sentiamo con calma. Tanto noi dovremmo sentirci per un'altra cosa, quindi... Al momento sto risolvendo il problema che ho ricevuto... Ah, vabbè. C'è il sito. Non è che li deve togliere a manina, eh. Quindi... Se serve una mano... Facesse un fischio. Buonanotte a tutti, ragazzi. Noi ci vediamo... Domani. See ya. Ciao. Yow.